Go! Ok, seconda parte. Come avevo anticipato, la mia è finita, la vostra sta per iniziare. È una cosa molto divertente parlare in pubblico. Lo proverete. Adesso parleremo dell'introduzione, ma c'era una cosa che volevo che spiegherò. La spiego in seguito con il corpo. Marianna, ricordami, la favola dei tre porcellini, ok? Un'introduzione. Queste sono alcune idee che potete usare per un'introduzione. Non c'è un limite, non è una Bibbia. Sono cose che io ho provato e secondo me funzionano. Ciò non toglie che se voi avete idee migliori o fusioni di più idee che possono creare una introduzione boom, potete farlo. Io vi lascio alcune possibilità. Possibilità 1. Domanda. Che significa, ragazzi, domanda? Ok, te lo faccio più complicato, perché tendiamo sempre a spiegare. E quello che io ora vi chiedo è fatemi l'esempio. Ok, esempio. La spiegazione sì, l'esempio. Oh, sì, è così. Esempio. Entrate. Quanti di voi vogliono imparare a parlare in pubblico? Buongiorno, benvenuti a questo incontro. Il mio nome è Riccardo Agostini, lavoro come public speaker coach e in questa giornata di 5 ore divertentissime, wow, faremo questo, questo, questo e questo. Quindi, entro, domanda, quanti di voi vorrebbero imparare a parlare in pubblico? Perché la domanda funziona? Perché anche se le persone non rispondono, le obblighi a darla, a dare la risposta. Non vi interessa che lo facciano o meno, l'importante è che voi mettiate una domanda. E, altra cosa importante, non è domanda, quanti di voi... Ripeto, no, questo è possibile, questo è un invito. Quanti di voi vorrebbero parlare in pubblico? Buongiorno, sono Riccardo Agostini, no. Questo è sempre per il parlare con il pubblico. Se ti faccio una domanda, Francesco, io voglio che tu... C'hai un tempo per pensare alla risposta, quindi te lo lascio il tempo. Quanti di voi vogliono imparare a parlare in pubblico? Buongiorno, benvenuti. Il mio nome è Riccardo. Lasciate una pausa, perché? Perché io sono interessato veramente a sapere se voi volete darmi la risposta e magari le persone ve la danno la risposta. Opzione 1. Domanda che io definisco chiusa. La mano. Perché? Perché se io alzo la mano, invito le persone a farlo e dare sì, sì, io vorrei imparare. O quando vi faccio la domanda, sì o no? Chiedo una risposta che è chiusa. Il problema avviene quando la domanda è aperta. E non è un problema. Però sappiate che quando offrite alle persone in sala l'opzione di parlare, voi vi esponete, voi dovete o ribattere o essere preparati o accettare di sbagliare. Esatto, più profondo, voi date l'opzione di una maggiore interazione, non è chiusa sì o no, a mano alta, mano bassa. Questa è un'opzione che potete usare per fare la vostra introduzione. Sì? Semplice, sì o no? Sì. Sì. Città. Io qui ho usato città. Però dico, è la stessa, mi ripeto perché è quello che abbiamo anticipato prima. Città è una cosa che voi avete in comune o trovate in comune con le persone in sala. Quindi
Come ho detto, quando voi entrate è importante che troviate un terreno comune, qualcosa che vi faccia sentire vicino. Io quando presento corsi a Perugia, racconto inizio raccontando oggi, sapete ragazzi, sono arrivato qui, sono passato per Corso Vannucci, poi mi sono fermato davanti al Teatro Pavone, non so, voi non lo conoscete, c'è la Feltrinelli, e racconto. A me piace tanto quando passeggio per la libreria Feltrinelli, racconto le storie. Perché? Perché le persone di Perugia conoscono Corso Vannucci, del teatro, e poi racconto di quando ci ho vissuto io. Ah, io quando ho studiato qui, mi ricordo, scendevo per via Benedetta e poi mi fermavo all'università degli stranieri, tante ragazze. Racconto storie che mi avvicinano alle persone. Quali altre cose potrebbero avvicinarci? Che ci avvicina a noi? Sorriso, ok, però in questo caso cerco delle cose comuni, elementi comuni. No, no, extra, io ho messo città, però extra, pensate a qualche cosa che abbiamo in comune noi oggi. Quindi interesse nel public speaking, esatto, questa è una cosa che abbiamo in comune, Gianna. Anche la stanchezza, credo. Anche questa è una cosa che adesso abbiamo in comune. Che altro? Siamo italiani? Comune. Lingua? Italiano. Mediterranei. A voi cosa vi avvicina? Non a me, a voi. Dialetto. Quindi se io entrassi qui oggi, io Riccardo, e dicessi una frase in dialetto, funzionerebbe o no? Creerebbe un po' di simpatia. Ok, ma non è un discorso. Non è un discorso. La frase iniziale, per esempio, quando parlo, scrivo una mail in catalano, scrivo buon dia. Finisce lì il catalano, però perché è una cosa che le persone apprezzano, uno sforzo, faccio uno sforzo e dico una frase nel dialetto. E fa sorriso, crea il sorriso, dice guarda questo qui, toscano, umbro, laziale, e ha messo qua una cosa in dialetto, ha fatto lo sforzo per dire una cosa in dialetto. Le persone in genere l'apprezzano e crea una sintonia. Può essere in quel caso, come diceva, vale la pena di leggerla la mail. Sì, o la mail, o un discorso, sì sì, tu entri qua e fai una cosa in dialetto, funziona. Chiedetevi cosa abbiamo in comune per creare quella sintonia con la sala. Adesso ve lo dico perché voi sceglierete una delle tre opzioni, delle sette opzioni, una, e preparerete la vostra introduzione. Quindi vi invito a utilizzare una delle sette tecniche. Sorridere? Sì, Joker. Problema-soluzione. Fammi un esempio. Vai, 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 Francesca, non c'è errore. Cioè, con una questione chiedi a noi di trovare qual è la chiave. Ok. Fatemi l'esempio. Io ok, un attimo Gianluca, poi Leo. Passo indietro per quanto riguarda il sorridere, no? Sì. Se dovessimo esporre un tema, diciamo, più serio, magari, certo, non ci sarebbe da sorridere, dovremmo utilizzare la stessa tecnica? Oppure dovremmo modulare un po'? Diciamo, sì, modulare. Cioè in un contesto, non so, devi parlare ad un funerale, no? Ok. Sì, sì, dipende poi da quello che dici, eh. Ma se volesse esporre magari un problema. Mm-hmm. Sì. No, te. Questo io credo che. Esatto. Io credo che a naso riusciamo tutti a capire se il contesto è corretto.
Quello che purtroppo evitiamo, negli anni smettiamo di fare, secondo me, è che quando ci mettiamo qua smettiamo di essere naturali. Se tu metti qua un ragazzino di 7 anni, dopo un po' di paura iniziale, lui ti racconta le cose normalmente, non se ne frega se ci sono 20 o 200 persone, io lo vedo alle recite. I bambini dopo passano, come se disconnettono, sono più sinceri. Invece noi abbiamo creato una sorta di barriera che è difensiva e questo ci impedisce poi di regalare, perché stiamo un po' sulla difensiva. Però se io ti dico adesso dobbiamo esagerare, quello che facciamo adesso esageriamo e dopo modelliamo. Hai visto c'è una statua di Michelangelo? C'è una statua che si vede che lui... non è completa, si vede una parte della statua e il resto è marmo. Voi immaginate che adesso prendiamo il blocco di marmo, ci mettiamo tutte le informazioni, poi piano piano togliete le cose in eccesso e uscite fuori con la vostra statua perfetta. Prendete quello che vi serve, il resto lo buttate. Quindi le emozioni, esageratele. Il sorriso. E dopo lo adatti al contesto. Il braccio, ehi! E poi magari dopo fai, ehi! Adesso esageratelo. No, non è scorretto, ma perdi di credibilità. Se tu guardi, io qua ho 67 pagine del corso che facciamo adesso. Naturalmente non sono 67 oggi perché non c'è il tempo, però sono 67 pagine. Ma se io stessi 5 ore leggendo il corso, probabilmente voi al minuto 5 avreste fatto come me al corso, al primo incontro d'oratoria. Esatto. Quindi non è scorretto, anzi oggi quello che vi chiederò sarà scrivetelo, leggetelo. Poi venite qua e provate senza leggerlo, ma tenetelo sotto mano perché nel caso in cui avete qualche dubbio avete dei riferimenti. Leggerlo al 100% no. Ricordo, utilizzare per esempio in una docenza l'ausilio delle slide, leggerne alcune, altre, interpretare quello che c'è scritto, quindi argomentare, cioè, utilizzare la slide è o no uguale a questa cosa che hai appena detto, leggere, cioè Sì. distogliere l'attenzione, oppure perché alle volte io mi chiedo se chi mi sta di fronte si pone la domanda, ma questo le sa? Le cose o le sta leggendo adesso insieme a noi, anche se quando mi capita non le utilizzo appieno, le utilizzo e le non utilizzo, o magari non mi accorgo neanche di aver detto la stessa cosa che poi c'è scritta lì. E questo è, diciamo, un dubbio che poi mi porto dietro anche, per esempio, dal giorno della tesi. Il mio docente di tesi mi disse: non preparare le slide perché dai l'impressione di non sapere appieno il discorso, ma di leggerlo soltanto. E così è facile, perché lui mi diceva sempre: uno non avrebbe bisogno di te per capire quello che c'è scritto, se no legge, al massimo tu gli spieghi qualcosina soltanto di ciò che c'è scritto. Questi sono i muri che alzano i professori, magari anche Ecco perché mi chiedo: è o no conveniente l'utilizzo della slide per spiegare un qualcosa, cioè per far arrivare un concetto? E quanto sia opportuno utilizzarle se si devono utilizzare. Ora provo questo. Secondo me la slide è come un vino. Se lo bevi un bicchiere non fa niente, se fai una bottiglia perdi il controllo. Perché, che succede? Nel momento in cui voi mettete il testo sulle slide, le persone guardano la slide. Che succede? Che se c'è molto testo, le persone leggono il testo o non lo guardano per niente. Cioè, il molto testo per me sono 5 righe, leggono il testo. Se ci sono slide con tantissimo testo, nemmeno lo leggono, perché magari non lo vedono. La mia idea di slide è che sia un'immagine
che rappresenta la tua idea, perché poi dopo sei tu qua che devi spiegare. Immagine due o tre concetti e poi parole magari e tu argomenti quello. Ti faccio un esempio. Un discorso introduzione, corpo e conclusione, quello che abbiamo fatto qua, che è quello che faremo oggi. Indipendentemente da ciò di cui parlerete, per me sai quante immagini sono? O tre o cinque? Una, due, tre, quattro, cinque o... Una, due, tre. Tre immagini. Ma per me immagine non è testo, per me immagine è foto. Una foto a tutto schermo che trasmette quello che io voglio che rimanga al pubblico. Sì. Se io voglio dare un'informazione al pubblico, sai che faccio? Me le stampo e alla fine perché non prima, altrimenti leggono il testo, alla fine le passo a tutti. Però spesso che succede? Che i relatori non preparano il discorso e quindi le slide servono a loro per seguire il discorso. Quindi non va, un bicchiere di vino va bene, è la bottiglia che fa perdere il controllo. E un'altra cosa, quando passate le slide non state così. Prima date le spalle al pubblico, secondo invitate il pubblico a guardare il testo, terzo, parlate, la voce va di qua, non va verso la sala. Ci avete fatto caso? Mi sono fermato a pranzo, quindi non ho scritto tutto ciò che avrei dovuto fare prima. Quando scrivo non parlo. Sì o no? E prima scrivo e poi spiego. Questo nel caso di una lavagna a foglie. Perché se io parlo e non vi guardo, parlo, vi do le spalle, scrivo e non so che fate voi. E non so che reazione avete. Quindi è importante, scrivo, poi spiego. Domanda? Come? Sì. O se mentre voi scrivete, non tutti hanno finito, racconto una storia che sia attinente al tema di cui parlo, però non vado avanti. L'idea è scriverlo prima, o l'idea è preparare il discorso usare le slide come immagini. Domanda sulle slide? Dopo vi do delle idee per slide, ok? Per il finale. Sorridere, problema, soluzione, si è detto? Ah, facciamo un esempio. Problema soluzione. Scusate. No, perché possa. Sì, è questo, però che possa introdurre a. Prego, Leo. Sì. Sì, però quello io va bene, esatto. Però fatemi l'esempio sempre, perché le persone si ricordano l'esempio. No, fammi l'esempio. Fammi Vanna Marchi. Fammi Vanna Marchi. No, no, fammi Vanna Marchi. Tipo la. Cioè, utilizzava dei problemi. Fammi l'esempio dei problemi di Vanna. L'esempio è questo: avete un marito che vi tradisce perché siete grasse? Volete riconquistare il vostro marito? Allora telefonatemi! Problema, soluzione. Esatto. Pericolo, salvezza. Telefonatemi! Benvenuti, buongiorno, il mio nome è Vanna Marchi e... Ok, quindi mostro il problema. Avete un marito che vi tradisce perché siete troppo grasse? Volete riconquistarlo? Telefonatemi, il mio nome è Vanna Marchi, benvenuti a questo show! E poi cominciate il vostro discorso. Questa è proprio la frase che cattura l'attenzione. Poi dopo bla 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 bla, tutto il resto del discorso.
sarebbe richiamo l'attenzione. Adesso richiamiamo l'attenzione con queste cose qua. Pericolo salvezza. Diciamo, qui non c'è il problema, ma come dire, si invita la gente a evitare il problema. No, si spaventa la gente. Perché ci sono due, le persone funzionano in due modi. Tutti, eh? O vanno verso qualche cosa o scappano da qualche cosa. Il nuovo governo tasserà di 300 euro, però votate me che io vi risolvo il problema. Pericolo, salvezza. Altri esempi, Francesco, qualche idea? Pericolo, salvezza. Idee, provate. Potrebbe essere. Vai. Tipo a noi capita di fare la sicurezza sul lavoro, quindi magari noi partiamo con infortunio sul lavoro, pericolo, la salvezza è capire come devi lavorare in sicurezza. Faccio un esempio allora. Potrebbe, certo. Quindi. Il 60% iniziamo così, entro, plac, benvenuto Riccardo, sì, benvenuto. Il 60% delle aziende italiane, dico bene, ha problemi a, vabbè, che problemi ha? Chiamiamole morti bianche, le morti sul lavoro sono quelle. Il 60% delle aziende, l'80% delle aziende italiane ha problemi di morti bianchi, molte persone muoiono sul lavoro. È come dire che in questa sala voi, tutti voi, domani mentre state andando al lavoro, ma se oggi mi dedicherete 5 minuti del vostro tempo, vi spiegherò come le nostre idee, non so cos'è, possono aiutarvi a abbassare il rischio. Un po' più cruda però, come, cioè un po' più, dico, come se tu spaventi. Sì, per questo spaventi sì, la persona, diciamo, sì, perché, rispetto agli altri, per sì, sorridere è il contrario. Sì, no, è la parte, l'impatto iniziale, sì. Dopo... Vabbè, sì. No. Che dopo, tu puoi crearlo comunque il clima sorridente. Come convincere. Sì, perché, quando, sai, se ti dico il 60% l'80% delle aziende italiane ha problemi con le morti sul lavoro, dici, l'80%, ma se ti dico l'80%, ovvero voi, e tu ti senti, tu mi senti, dico, oh, guarda a voi, e allora lo escludo, guarda a voi, voi siete l'80%, e voi domani rischiate di morire, ragazzi. Funziona, dice qualcuno, scaramantico, però così, e alla fine è semplicemente un modo di dire, ottengo la tua attenzione, dopo dici ok, ma se insieme oggi toccheremo questi 4 punti, vedremo come sia possibile, secondo la nostra esperienza, abbassare la percentuale di morti sul lavoro. Pericolo, salvezza. Fammi un esempio, Stefano, di 3 parole che possono rappresentare questo pericolo sul lavoro. O 3 modi in cui le persone in genere muoiono quando hanno questi incidenti. In edilizia, la caduta dal... Dimmi i settori. Edilizio. Che altro? Mi servono altre 2. Autotrasporto, molto lo schiacciamento da... Gli incidenti stradali, insomma, quello che per esempio adesso l'altro giorno a Molfetta, di nuovo una morte per schiacciamento in una manovra, il TIR ha schiacciato la persona che gli stava dando indicazioni. Edilizia, autotrasporti e la folgorazione. Com'è il settore, però? Elettrico, diciamo, più o meno. Ok, è sempre legato all'edilizia, più o meno. Il settore urbanistico, oppure. In se faccio un esempio, in agricoltura sono le morti da inalazioni di rifiuti, di prodotti chimici che si utilizzano per l'irrorazione. Quindi potrebbe essere edilizia, autotrasporti e pesticidi? Agricoltura? Pesticidi. Ok, per esempio potreste entrare qui, dite ok. Iniziate così, edilizia, agricoltura ed autotrasporti.
Questi sono i tre settori dove le morti bianche sono più frequenti. Buongiorno, benvenuti, il mio nome è Stefano, mi occupo di questo e oggi in 5 minuti spiegheremo... Nelle scuole, problema di violenza nelle scuole, alcol, droga, armi, sono queste le tre caratteristiche che creano, che generano violenza nelle scuole. Non più di tre parole. No, tre. E ora vi spiego il tre. E torniamo, e questo vale, il tre ragazzi è fenomenale. Qualcuno si ricorda la storia dei tre porcellini? Sì. Non mi dite di no perché non ci credo. Sì, dai, che cazzo. Allora, quali sono i passaggi? Quali sono i passaggi? Casa d'Italia. La trama. Tre case. Come erano le case? Okay. Qualcuno conosce la... Qui siamo tutti di chiesa, no? Ci andate in chiesa? Sì. La conoscete la storiella del buon samaritano? Sì. Come va la storiella? Ok, la storia è che un mercante va da Gerusalemme a Gerico, viene attaccato, malmenato, spogliato di tutti i suoi averi, poi passa al sacerdote, non si ferma, un altro che non mi ricordo non si ferma, e passa al buon samaritano che lo raccoglie, pac, e lo porta in un hotel 5 stelle. Come? Bravissimo, è vero, è un hotel 3 stelle lo porta. È vero, perché torna, esatto. Altra idea, nome del padre, il buono, egalité, qui qua qua, eh? Numero perfetto, sole, cuore, amore. Quanti Indiana Jones hanno fatto? Seri, per favore, seri. Grazie. Proprio, eh? Come? Tre stelle. Quindi i 5 stelle non hanno speranza. Tre. Ragazzi, tre funziona. Come? Come si dice in genere, il numero perfetto. Sì, le persone ricordano meglio il 3. Impattante. Sì, il 3 torna. Come? Si dice che il numero perfetto. Né poco, né tanto. Ora, Franco è andato via, ma c'è una cosa che in politica si fa spesso, provatela. Se voi mentre parlate dite ok, parlate, fate un esempio, perché questo tavolo è nero, tutti d'accordo, il tavolo è nero, sì o no? Sì. E dopo un po' parlate, ok, perché questo foglio è bianco, sì, più o meno bianco, e perché questo tavolo è giallo. E quando ti ho detto due cose certe, nero e nero, tu vedi che è nero, il foglio o la lavagna, insomma, bianco, bianco, chiaramente bianco. E io ti do il terzo input, tavolo giallo, tu anche, e non è giallo, no? Però il cervello abbassa il livello di attenzione, perché tu ti dai la prima certa, la seconda certa, dici ok, la terza è certa. E quindi ti mandano tre, il terzo è dove c'è la fregatura. Quindi attenzione alla terza affermazione. Quindi tu hai fatto due viaggi, ma il terzo non l'hai fatto. Vedi, Gabriele, ma ti sorprenderò, c'è anche il terzo viaggio. C'è anche un terzo viaggio. Perché interessante quello che ha detto Gabriele, e l'aveva detto Franco all'inizio, è uscito fuori dopo 3 ore e 40 e ha detto del terzo viaggio. Perché si è ricordato del terzo viaggio? Ho creato un'attenzione sui due viaggi, ho messo due viaggi di impatto, quindi ho creato attenzione sui due viaggi e ho lasciato suspense. Quindi dicendo magari che lo racconterò alla fine. In questo modo voi tenete le persone, ogni tanto fate richiamo all'aneddoto, al viaggio.
e la persona continua ad avere curiosità. Sì, ma ve lo racconto oggi, è il terzo viaggio. Ma l'hai fatto spesso, non solo con i viaggi, anche quando parlavi, hai detto, ricordami che poi ti dico Mario. Sì. Dico, dopo ti racconto la storia di Mario, quindi di Pampa. Sì? Semplice, no? Ok, adesso è arrivato il momento del gruppo one, number one. Provate. Non l'avevo detto. Ok, grazie Francesco. La frase celebre è una frase che più o meno conoscono tutti, no? Se dicessi I have a dream, non so, sì. La conoscete? Sì. Ok. Se dicessi, iniziassi, benvenuti, inizi. I have a dream. Io ho un sogno. Ragazzi, ho un sogno. Oggi siamo qui, il mio nome è Riccardo, sono un dottore, un oncologo. E siamo qui perché il mio sogno è riuscire a sconfiggere il cancro. In questi 6 minuti, ve lo assicuro, in questi 6 minuti vi dimostrerò come bagni di sale, tisane ed alimentazione possono rendere più curabile questa malattia. Okay. 3 punti. Ho introdotto 3 punti. E ho usato una frase. I have a dream. E poi tradotta in italiano nel caso che qualcuno non suonasse. Sì? Domande? Quindi si possono mescolare? Sì, qualcuno è possibile mescolarla. Se voi, la mia idea è questo. Se avete qualche idea, provatela. Non prendete niente per scontato. Provatela. Questa è la vostra palestra oggi. Scrivete l'introduzione, provatela. E vediamo che succede. Vai, vi do tutti questi la scrivono, ok? Singolarmente? O... Sì, singolarmente. Quindi ognuno deve avere il proprio discorso. Ognuno il proprio discorso. Qualsiasi argomento. Ok, l'idea era, visto all'inizio Francesco ha detto trova un tema, un titolo, perché magari quello già ti guidava. Però se voi adesso volete provare un altro titolo, un altro tema, provatelo, visto che inizia da adesso. In teoria quello che faremo nel tempo che rimane è costruire il discorso fino ad arrivare alla conclusione. E alla conclusione ci avete il vostro super discorso. Così il la giornata... Non partendo da quegli esempi che abbiamo fatto. In che senso? Quando siamo venuti, tipo io le tre cadute. Se vuoi sì, se no scegliete un tema nuovo. Però l'idea è che ora questo tema lo accompagni fino alla fine. Prego, 10 minuti. Che funzioni ragazzi, Se abbiamo 10 minuti facciamolo che funzioni. Allora, immagino un discorso di... Oggi lo facciamo di 4 minuti. Ok, un discorso di 4 minuti bilanciatelo. Ovvero, se io parlo 4 minuti magari farò un'introduzione di 30 secondi, un finale di 30 secondi ed un corpo di 3 minuti. Un minuto per punto. No, adesso fai solo l'introduzione e calcola che l'introduzione potrebbe durare 30 secondi. Però... No, l'introduzione cosa fa? Attira l'attenzione e anticipa al pubblico ciò che diremo. Perché? Qual è il problema se voi... Qual è il vantaggio di leggere un libro? C'è un vantaggio di leggere un libro piuttosto che ascoltare un oratore. Che alcune parti possono essere riprese se non le parole. Esatto, torni indietro. Quindi il problema di quando noi parliamo in pubblico è che non tutti possono sono recettivi allo stesso momento. Quindi magari dobbiamo ripetere più volte il concetto che vogliamo che passi. Non mettete troppa informazione. Il discorso è zen, poca informazione. E voi... ho detto. Qui anticipate, ok? E vi parlerò, come nel discorso contro il cancro, di bagni di sale, tisane e alimentazione. Io ti ho anticipato bagni di sale, tisane, alimentazione. E nel finale direte, come abbiamo detto, le bagni di sale, tisane e alimentazione, riassumiamo. Quindi adesso...
attirate l'attenzione e dovete introdurre al corpo del discorso. Sono rimasti 8 minuti. Libero. Tema libero. Lo spieghiamo a Franco. Franco, lo spieghi tu. Cinque. Prego. Io preferirei una. Che è sempre il discorso della cosa zen. Il miglior discorso, se volete fare un test, ragazzi, il miglior discorso è quello che può capire anche vostra nonna. Se andate alla nonna e fate il discorso e lei lo capisce, funziona. Quindi riprovo che Maria Elisa proprio... Sì, sì. No, no, lo dovresti interpretare, eh?
due minuti. Riccardo, si potevano utilizzare anche più di uno, vero? Come? Più di uno, fra domanda, città, diciamo... Mischiati insieme? Sì. Sì. Non di più. Ora tanto lo proviamo, vediamo come viene. Cioè tu mi dici, per esempio, con il problema soluzione, no? Dici... No, io ho utilizzato, mi sembra, la domanda e città, cioè la provenienza. Sì, sì, sì. Sì, perché alcune funzionano bene anche insieme. Tipo la domanda e rispondo alla domanda con... Sì. Quando fai la domanda ricordati pausa. Ah, vabbè, sì. Ok. Potrebbe esserci anche una risposta alla domanda, giusto? Dovrebbe esserci una risposta, certo. Sì, oppure se vuoi lasciare la suspense, no? Questa è solo l'introduzione. Sì, solo l'introduzione. 30 secondi. Prendo un foglio, sta. Anche tu. No, questo è uno. Siete pronti? Il titolo lo mettiamo a prescindere. Se vuoi, puoi. Naturalmente oggi non funziona il titolo perché io non lo so, non ti presento. Però in un altro contesto il titolo è importante perché è ciò che attrae l'attenzione di chi vi ascolta. Se voi fate una pubblicità, voi mettete un titolo. Se voi organizzate un evento, mettete un titolo. Quindi è importante che le persone sappiano ciò di cui parlerete. Il titolo è importante. E sia specifico il titolo, chiaro. Parlerò di questo. Se io andassi sport, un evento sullo sport, magari penso che si parla di calcio, vado là e parlano di tennis, non mi interessa. O penso che si parla di tennis e parlano di calcio. Invece si dice sport, il calcio nel settore giovanile, relazione allenatore ragazzo. È chiarissimo, questo è chiarissimo. Però il discorso per chi è? Cioè tu vai a cercare lavoro. Cioè se qualcuno gente che viene a lasciare curriculum e quant'altro a chiedere lavoro. Beh, lì cioè tu vuoi preparare un discorso per quel. No, spiega, Sandra. Spiegami. Quindi in teoria sì, qual è la difficoltà? Cioè io mi hai parlato del fatto di introdurre il calcio e quant'altro, no? Io non devo mai dire. Ok, ora vediamo e poi vediamo se è migliorabile o se va bene in quel modo. Siete in 7, iniziamo con. Domenico. Troppo tempo seduto, vedi? Adesso sei fortunato. Buongiorno a tutti, io sono Domenico. Tempo. Stop. Gestire il vostro tempo è diventata una cosa impossibile. Il vostro tempo comunque significa tempo, efficienza, guadagno. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che se gestite bene il vostro tempo, se eliminate le vostre perdite di tempo, avrete sicuramente dei benefici. Guadagno. Il vostro beneficio finale alla fine sarà guadagno. Siete interessati al prodotto? Io ve lo offro. Pensavo.
Vabbè, questa la gestisco come introduzione. Solo introduzione. Terminata. Sì, sì. Com'è andata? Ah, no, so che ti dico. No, no, te come ti sei sentito? No, no, questo non è un problema. Magari sei molto preparati. Poco, certo. Però, partire dalla fase. Ok. Ok. Due cose. Lo facciamo perché servono. Mi è piaciuto il tono della voce. Migliorabile. La mano qua dietro. Ok? Va benissimo. Altro volontario. Va bene, non la dietro. No, che se io momento parlo sto. No, non va. Ok? Però la voce ottima. Tranquilla, sicura, il timbro buono. Ottimo. Volontario? Francesco. Francesco. L'eletto. Applauso. Vabbè, io è sempre lo solito tema, quindi lo dico. Perché siamo qui? Quanti di voi, come me, abbiamo il problema di parlare in pubblico? Perché magari durante la nostra vita siamo costretti a farlo, o perlomeno dobbiamo farlo perché ci aiuta in quello che alla fine è il nostro lavoro. Quindi, partecipando a questo corso, avremo tutti quanti la possibilità di apprendere e superare soprattutto le paure che abbiamo nel parlare. Questa è l'introduzione, anche se sono andato fuori tema, quindi bravissimo. Era tutt'altro. Bravissimo. Ok, è vero, quello che penso che l'avete già provato, no? Che succede che voi venite qua soprattutto, ma anche se l'avete provato. Se non l'avete provato, venite qua e puff! E quindi se vi dimenticate, ci dimentichiamo la frase iniziale e andiamo improvvisando. Il momento in cui è più difficile gestire la situazione è all'inizio. Quindi nella parte iniziale, all'esordio, imparatelo a memoria. Due cose. Cosa che mi è piaciuta e cosa che migliorerei. Va tutto bene, eh? Tutto va bene. Mi è piaciuta la spigliatezza, mi sembrai molto più molto spigliato, con la voce, ti sei mosso, hai guardato un po' di qua, di là, anche su e giù, ma va bene, comunque mi hai trasmesso convinzione. Migliorabile, la mano in tasca, non è un errore, o meglio, se voi in un momento mettete la mano in tasca e magari questa mano sottolinea qualche cosa, va bene, ma 6 minuti di mano in tasca non va bene, perché diventa un appoggio, non diventa un gesto che comunica. Perfetto. Secondo, terzo volontario. Vai, Gian Battista. Applauso! Hey! Buonasera a tutti, sono Gian Battista, titolare di una cartolibreria di Rutigliano. Una domanda subito: quanti di voi hanno letto un libro dall'inizio dell'anno ad oggi? Alzate la mano. Bene. Dati, questa è comunque una risposta positiva, però dati nazionali dicono che purtroppo si legge sempre meno. Sondaggi anche la televisione dicono che purtroppo si legge sempre meno. I problemi sono da trovare nella crisi finanziaria, nella globalizzazione, insomma, dell'informazione, perché adesso l'informatizzazione ha ridotto la ricerca della lettura, e in ultimo le nuove possibilità, le nuove iniziative e tutto quello che insomma si può trovare al posto della lettura, che si può provare al posto della lettura, ci portano a toglierci questa vena romantica del sedersi sul divano e leggersi un bel libro. Bravissimo. Sensazione?
Ho allungato, pensavo di fare sempre qualche secondo in meno, ho allungato. Ok. Francesco, a te te l'ho chiesta sensazione, hai detto che... No, no, alla fine avevo scritto, se vi dico, cioè, non ho detto un cacchio di quello che avevo scritto, perché erano quattro versi, cioè la mia. Ok, no, no, perché lo chiedo a tutti, quindi se non ve lo chiedo ditemelo. Ok, Gian Battista, due cose che ho notato, che alla fine sono la stessa. Hai fatto una domanda, a me è piaciuta, ma io la farei come inizio, come introduzione. Qual era la domanda? Quanti di voi hanno letto il libro all'inizio della domanda? Io comincerei proprio con la domanda e poi dirà il buongiorno a tutti, benvenuti. E altra cosa che hai fatto con la domanda, hai aspettato una risposta, ma hai detto alzate la mano. Io evito sempre di usare l'imperativo. Potete alzare la mano, o meglio ancora, alziamo la mano. Alziamo. C'è un video che ho visto è un rappresentante del Movimento 5 Stelle, non mi ricordo come si chiama, vabbè non mi ricordo, un rappresentante che lui faceva un'intervista sul palco con suoi sostenitori, che aveva fatto salire sul palco un altro partito, e a un certo punto le persone del pubblico attaccavano quello dell'altro partito. E lui ci ha avuto un modo, secondo me, sbagliato di dire alle persone di stare tranquille, perché ha detto tacete. Attenzione quando parlate con le persone. Esatto, attenzione. Ok? Le persone lì non hanno detto niente, l'hanno ascoltato, non hanno parlato. Però il tuo inconscio riceve l'ordine. Quindi attenzione. Posso intervenire? Prego. Io non credo che sia la dolcezza. Il problema che ci abbiamo noi italiani, gli spagnoli, è che non siamo abituati a ricevere critiche. Questo che faccio voi, che vi do una cosa buona, una cosa migliorabile, è una cosa che non entra facilmente nella nostra cultura. Non accettiamo facilmente la critica, ci costa. E quindi in genere la reazione è quella che dici tu, anche se te lo dico con estrema dolcezza. Io quando faccio i corsi, quello che vedete è proprio un pillola extra strong, però quello che faccio è dare anche feedback, perché è inutile che ti vengo qui e ti dico vai e poi non ha funzionato. Io ti dico quello che mi è piaciuto, che così tu lo potenzi, e quello che dovresti migliorare, che così tu lo rafforzi. E alla fine di ogni incontro, oggi non lo so, ma magari chiederò ai ragazzi di mandarvi un'email, io chiedo, se avete un foglio fatelo, cosa vi è piaciuto di questa giornata e cosa migliorereste. C'è? Ok. Io lo chiedo sempre, perché per me è importante, io non sono perfetto e credo che tutto sia migliorabile. Se io credo il miglior professore è colui che non smette mai di essere uno studente. Quindi io devo sempre imparare e imparo da tutti, sempre. Però ci costa accettare queste critiche, quindi penso che la reazione sia quella. Non sia come si dice, ma a volte non ci piace. Però apposta è importante che stiamo attenti quando parliamo, quando diamo gli ordini, che lo facciamo a buon cuore, non è che tu lo fai per cattiveria, però è una reazione istintiva che le persone, se hanno una sensibilità, la notano. Non mi dilungo, prego. Marianna, benvenuta. Applauso, go! Salve, allora l'argomento, devo dire l'argomento prima, no? Allora l'argomento del giorno è la corretta alimentazione. Vorrei sapere innanzitutto, prima di iniziare, cosa vi aspettate da questo incontro? Cioè che cosa pensate di ottenere? Dalle informazioni utili.
delle informazioni utili. Io sono, salve, io sono Marianna Mercuri, sono una dietologa e sono qui per darvi dei consigli per una corretta alimentazione. Che cosa si intende per corretta alimentazione? Molti di voi avranno seguito delle diete dimagranti, suppongo. Quanti di voi hanno seguito delle diete? Parecchi. Che cosa significa avere una corretta alimentazione? Mi sto impapinando. Applauso. Brava. No. Mai. Cioè, ci sono, fanno dei corsi di guida sportiva, lo sapete? Quando tu fai un corso di guida sportiva, sono questi che all'improvviso sale una barriera e tu la devi evitare, no? E mi raccontava un amico che lui ha fatto questo corso e a un certo punto la macchina ha iniziato a sbandare e l'istruttore gli ha preso il viso e gliel'ha girato. Cioè, lui stava sbandando contro la parete e l'istruttore ha preso il viso e l'ha girato di qua, verso la strada. Perché vi dico questo? Perché verso la direzione verso cui noi guardiamo è la direzione verso cui cerchiamo di andare. Se noi diciamo non ce la facciamo mai, ti spalmerai addosso a quella parete. Invece se tu dici ok, andrà meglio, tu guardi nella via d'uscita. Provatelo. Sì, provate a fare un test quando tornate a casa stasera, tutto gas mi raccomando. Fate un test a coda e poi guardate. Provate. Ok? È reale Marianna. No, perché c'è già il cibo. Riccardo, io ti accompagno in hotel, faccio ma io ho già provato Stefano. Vuole provare lui. Però è reale, è reale. Purtroppo, se noi guardiamo nella direzione che ci ispira, funziona meglio. Provate, provate in qualsiasi cosa. Provate, stasera provate. Ti dico quello che mi è piaciuta la domanda, l'idea della domanda, ma io l'avrei migliorata in un altro modo, perché l'idea l'abbiamo provata, il contesto non era un gruppo che aveva partecipato a un tema di dieta, no? Però io credo che più o meno tutti potremmo aver provato una dieta in vita nostra. Quindi la domanda iniziale poteva essere, Marianna, quanti di voi hanno seguito una dieta? E anche se è un contesto di public speaking, ci sono tanti che l'hanno seguita. Domanda corretta, ambiente corretto, mano. Buongiorno, sono Marianna, sono una dietologa, mi occupo di questo. Però, perfetto, va solo raffinato, abbi fede. Sono credibile, no? Altro volontario? Gianna, vai. Prego. È per la tele. Salve, benvenuti. Questo laboratorio si chiama Crea con le tue mani. Ecco, io sono Gianna, da sempre gioco con l'argilla, con la creta e oggi siamo qui per fare questa nuova esperienza sensoriale, soprattutto tattile. Quanti di voi conoscono questa materia? Nessuno. Benissimo, si inizia tutto da capo. Quindi creatività, manipolazione e fantasia. Le mani ce le abbiamo tutti, possiamo iniziare. Da corda? Bravissima. Servono, ho visto, eh. Come ti sei sentita? Benissimo. Benissimo, perché immagino sempre di parlare dei bambini. Davvero, eh? Sì. Siamo, io credo che siamo sempre bambini. Con più problemi. Eh?
Nella fase iniziale tu vedrai che le persone sono sempre più, sì, più distanti. Poi se vedono che tu ti apri, loro si aprono. E quindi esce veramente la parte umana e il bambino che c'è in ognuno di noi, te lo assicuro, quindi prova. Mi è piaciuto che sei molto spontanea, divertente, empatica. L'unica cosa che migliorerei è, hai fatto la domanda, non ti hanno risposto, non hai alzato la mano. E non è un obbligo, non è un obbligo. Però allo stesso tempo ti sei ripresa, visto, dicendo, ah, nessuno ha alzato la mano, e quindi, va bene, bravissima. Altro volontario? Siete rimasti in due, alla fine ci sarà l'ultimo volontario. Gentilezze, eh? Un tappeto rosso. Io non sono spontanea come la pratica, quindi faccio show, piacere. Ci sono solo 2000 spettatori che ti guardano. Quanto è importante il lavoro per te o per voi? Dovrei sorridere anche. Non è difficile raggiungere questo posto, questa ubicazione, e anche perché tutti ormai siamo motorizzati. Però c'è bisogno che si seguano, se si vuole lavorare qui, tre requisiti, tre aspetti: il rispetto delle regole, l'educazione e la produttività. L'unione fa la forza. Permesso. Come ti sei sentita, Santa? Male. Ti dico due cose anche a te. Cosa mi è piaciuto? Quando non sentivi la pressione di dover dire qualche cosa, cioè quando dicevi non devo far ridere, facevi ridere, quindi quando eri spontanea, quindi questo funziona, quando sei spontanea. Cosa migliorerei? Tieni presente che nel momento in cui ti alzi, dal momento in cui ognuno di voi si alza, inizia lo show. È da quel momento che inizia, non da quando parlate, non da quando aprite bocca, ma da quando vi alzate. Ok? Perfetto. Ta-da! Francesca! Economia, ecologia e salute. Quanti di voi hanno un orto sul balcone? Bene, vedo che c'è qualcuno. Io sono un architetto del verde, mi chiamo Francesca e vorrei insegnarvi in poche mosse come autoprodurvi, diciamo, un orto e poter mangiare quello che producete, dei pomodori, delle verdure o quello che più vi piace. Bravissima! Bravissima!